positivo l'incontro. Calenda ci ha parlato della situazione, ci ha promesso che ci sarà vicino. E poi dal prossimo anno passeremo in Italia. Preoccupazioni sicuramente ce n'è ancora, perché siamo ancora in una situazione in cui i licenziamenti sono stati congelati, per cui non abbiamo risolto completamente la questione. Però appunto il ministro ci ha dato delle buone speranze, ci ha spiegato tutto quello che è successo, quindi siamo speranzosi per un futuro migliore. D'altra parte non abbiamo scelta, nel senso che noi siamo tutti lavoratori che vanno tra i 38 e i 55 anni, per cui vista la situazione lavorativa che c'è in Italia non abbiamo altre prospettive, sarebbe difficile ricollocarci, però il ministro ha dato buone speranze per il futuro, insomma, quindi siamo contenti così. Sì, un po' più tranquilli lo stiamo. Diciamo che il fatto che sia stato chiarito anche dal ministro che è stato istituito, ed è la prima volta in Italia, un fondo proprio per affrontare crisi come quella dell'Embraco è un fatto importante. È la prima volta che succede in Italia. Il ministro ha chiarito che nel caso in cui al 31 dicembre il processo di reindustrializzazione non sarà ancora completato, interverrà direttamente in Invitalia. Questi risultati sono stati possibili grazie alle mobilitazioni dei lavoratori. È dal 26 di ottobre che i lavoratori dell'Embraco lottano, la lotta continuerà il 13 di marzo, sciopero generale dei metalmeccanici a Torino. Io sono qua, solo che io sono vecchio ormai, 7 anni in pensione. Oh, wow. 7 anni, che cazzo dici? 2011 avevamo una coppia chiusa. Io sono qua.